Buongiorno e benvenuti in questo nuovissimo home vlog. Io sono Alessia e oggi sono tornata con un nuovo video, appunto. Avete visto un po' delle cose che ho fatto? Ditemi se vi piacciono di più gli home vlog così, tipo con una introduzione più tipo, non so, carina, così. Generalmente queste cose non le vedete, cioè nel senso le faccio prima di appunto iniziare il video. Ho già sistemato la camera eccetera, stavo guardando Rick e Morty adesso mentre sistemavo la camera, perché l'ho un po', diciamo, trascurata. Mi cambio, metto dei semplicissimi pantaloni della tuta che mia madre ha macchiato di rosa. Triste storia. Niente, appunto mi devo cambiare, poi ho lezioni dalle 9.10 alle 10.10, poi dalle 10.20 alle 11.20 e oggi pomeriggio dalle 3 alle 4 ho un'altra lezione, solamente che oggi è venerdì, quindi niente, non farò compiti oggi pomeriggio perché i compiti tutti quanti li faccio domenica. Venerdì e sabato sono, diciamo, due giorni in cui non faccio compiti, non studio eccetera, a meno che non ho tipo qualcosa veramente di troppe pagine da studiare eccetera, quindi in quel caso me le divido, però in generale se sono solamente compiti scritti o anche studiare cose, poche cose, o se non devo consegnare niente, perché a volte la mia prof di letteratura dice di consegnare qualcosa, quindi ancora è tutto da vedere. Allora ragazzi, prima di iniziare però con il video vi dico di iscrivervi al canale e attivare le notifiche per non perdere nessun video, così che arriviamo subito ai 20.000, e ai 20.000, per chi non lo sa, mi colorerò i capelli. E inoltre volevo ricordarvi che domenica 3 maggio alle 8:30 di sera ci sarà una live qua sul canale su YouTube. Tranquilli che non finirà troppo tardi, se poi abbiamo scuola eccetera non finirà troppo tardi, massimo 10:30, così non è che starò 4 ore in live. Sinceramente dovete esserci per forza perché la live non sarà salvata e vi rivelerò uno spoiler del colore con cui mi tingerò i capelli. Probabilmente me li legherò i capelli perché se ce l'ho sciolti me li tocco ogni 2 secondi. Ok, allora, comunque ieri ho dovuto fare un nuovo orario perché le mie prof, cioè perché hanno deciso di cambiare l'orario che c'era prima, quindi l'ho dovuto rifare. Sono le 8:52, quindi mancano 20 minuti. Devo fare solamente degli esercizi di matematica. In realtà devo rifare perché la prof ce l'ha da rifare. E nel mentre accendo anche il computer perché l'ho spento. Quindi ci vediamo quando sto per andare in video lezione. Ho fatto già gli esercizi. Ora chiudo e aspetto che la prof inizi a fare la video lezione. Ci vediamo quando finisco di fare tutte le video lezioni, anche perché oggi ho una verifica di approfondimento e geografia però. Prendo sempre tipo delle noccioline o qualcosa del genere da mangiare con del zucco, perché comunque è qualcosa di comodo da mangiare, cioè non devo prepararle, cioè comunque riempono se ne mangi un po'. Ok raga, adesso sto entrando perché sono le 9:12, io non mi ero manco accorta che erano appunto le 9:12. Ok raga, allora io sono le 11:11 e adesso ho appena finito di fare la video lezione, l'ultima video lezione no, però tipo anche della mattinata sì. Ora vado a far vedere un attimo un pacco che mi è arrivato a mia madre, però ancora non ve lo farò vedere perché comunque ci farò un video, quindi niente. Vi presento il mio gatto, per chi non sa chi è Perla. Vado a far vedere il pacco e poi devo sistemare la scrivania perché potete vedere che è un po' incasinato tutto quanto. Tralasciamo i dettagli. Allora ragazzi, comunque abbiamo deciso che registreremo adesso, oggi, il video che dovevamo registrare. Quindi appunto devo andare.
Probabilmente a voi vi è uscito già, però vabbè, comunque per evitare di rischiare e di darvi spoiler, non lo dico. Quindi devo prendere cavalletto e basta, perché tanto, siccome è giorno, non ho bisogno della ring light. Quindi alla fine non ho sistemato la camera, la sistemo dopo. Adesso vado un attimo a fare il video con mia madre. Ok raga, allora mi sono lavato i denti perché dopo pranzo me li lavo. Come avete visto, mia madre aveva fatto tipo ieri la pizza e era rimasta, cioè ne aveva fatte due, una l'abbiamo mangiata ieri sera e l'altra l'abbiamo mangiata adesso. Vi metto qui perché vi devo far vedere degli acquisti. In realtà, allora, uno l'avete visto che è quella là, tipo della bacheca. Per chi non avesse capito di cosa sto parlando, vi capisco anch'io perché non so spiegarmi. Comunque stavo parlando delle lucine che ho messo sulla griglia, non sulla bacheca, non so parlare nemmeno più. Il secondo acquisto è una cosa che se avete, non credo che tutti quanti lo conosciate, perché su TikTok è veramente, tutti quanti lo usano per gli aesthetic e cavolate varie. Ovvero questo prodottino qua della The Ordinary. Fantastico, non lo so, io l'ho già usato e vi terrò aggiornati se questo prodotto funziona. Vi terrò aggiornati su TikTok, quindi mi dovete seguire, ho già fatto un video al riguardo. Comunque ragazzi, allora, io l'ho comprato perché un po' di tempo fa avevo uno sfogo di tipo brufoli eccetera qua e anche qua. Non so se ancora si può vedere, ma è migliorato veramente molto anche sulla testa. Quindi l'ho comprato appunto per questo. Però comunque, uno, non lo comprate se non ne avete bisogno, e due, leggete bene sia ingredienti che il modo di utilizzarlo, perché veramente se no possiamo fare veramente un sacco di casini con la nostra pelle. Devo decisamente sistemare la camera, quindi ora nulla, mi sistemerò la camera. Sono comunque è l'1:42 e nel mentre credo che mi finirò di vedere l'episodio di Rick e Morty che ho visto stamattina. Allora ragazzi, camera sistemata, adesso sono le 2:15. Alla fine non ci sarà più la verifica di scienze, che era quella che dovevo avere oggi pomeriggio, perché la prof ha detto che dobbiamo farla un altro giorno, non so perché, però vabbè. E quindi la faremo un altro giorno. Ora mi metto ad editare, cioè più che altro scarico le cose dalla telecamera al computer, perché tra poco la memoria è piena, anche perché oggi ho registrato un video veramente molto lungo. Non so se a voi è già uscito o no, probabilmente sì. Comunque nulla. Ok ragazzi, comunque sono le 4:07, ho appena finito di fare la video lezione. Ora mi toccherà sistemare queste cose qua. Come ho detto, oggi è venerdì, quindi domani non ho lezione, a parte il fatto che d'ora in poi ce l'avrò. Però domani comunque non ce l'ho perché è 25 aprile, quindi... Che tra l'altro è il compleanno di mio nonno, e sappiate che mio nonno è nato il 25 aprile, cioè il giorno dopo che è finita la guerra. Allora, adesso sistemo qua nel mentre guardo il video del mio youtuber preferito, poi devo fare un po' di cose legate al canale. Devo prima di tutto scrivere, farmi io tutti tipo i venerdì o comunque cose del genere, mi segno tutti i video che usciranno la settimana per me prossima. Per esempio oggi segnerò tutti i video che usciranno settimana prossima e inizio ad editarli e postarli in ordine su da quello che uscirà prima a quello che uscirà dopo, così mi sto praticamente organizzando. Durante la settimana io registro tutti i video di cui avrò bisogno nella settimana dopo e niente. Ah ragazzi, mi sono scordata di farvi vedere comunque un altro acquisto, perché comunque ho fatto vedere solamente il prodotto con la della The Ordinary. Praticamente ho acquistato i LED. Sì. Tra l'altro, a parte il fatto che ragazzi mi sono stressata tantissimo perché non mi si collegavano ad Alexa, e dovete capire che tipo io ho comprato i LED e dovete capire che io ho pagato un prezzo abbastanza alto rispetto ai LED normali per farli collegare ad Alexa, perché così è più semplice eccetera. Comunque mi è passato per la testa, ok, non funzionano, non mi si collegano ad Alexa. Mi sono stressata talmente tanto che veramente ho dovuto smettere di provarci, poi ci ho riprovato con calma e adesso sono collegati. Comunque ora voi non li vedrete da nessuna parte, come potete vedere, perché a me i LED su tipo, che ne so, la parete, secondo me, ok, sono carini magari quando sono accesi, ma quando sono spenti c'è quella striscia così di LED brutta.
secondo me poi fate come cavolo vi pare nella vostra camera, e quindi ho deciso di metterlo sull'armadio. Esatto. Perché? Perché comunque ora i LED sono sopra e di lato nell'armadio. Non li ho messi da questo lato anche perché comunque stessa identica storia, sarebbe rimasto brutto. Quindi le mie tecniche di design hanno deciso di mettere i LED tipo tutti così e così, in modo che comunque fanno luce e però non si vedono. Ok, credo che si vedono, sono eccoli. Poi vabbè, quel filo lì è un po' uno schifo, però vabbè, ancora devo capire cosa serve questo qua. Comunque, vabbè, pace. Questo è incollato qua e poi qui ho fatto passare il filo e l'ho attaccato in questa ciabatta sotto la scrivania. E poi quando li voglio accendere li accendo. C'ho anche la lampadina che cambia colore e praticamente basta che vado sull'applicazione o lo dico ad Alexa di cambiarli, oppure vado sull'applicazione e adesso perché sono spenti, vabbè, ecco, sono accesi, non si vede niente perché ancora, cioè perché la finestra è aperta. Comunque, e qua posso cambiare i colori come mi pare. Stessa cosa, stessa identica cosa per la lampadina. Vedete, questo è sono i LED, questa è la lampadina. Eccola. Prima che mi chiedate dove ho preso tutto, ragazzi, ovviamente ho preso tutto su Amazon perché non possiamo uscire di casa, quindi di conseguenza l'ho preso su Amazon. Ah, e poi vabbè, questi qua già ve le avevo fatte vedere le lucine, quindi non ve le farò vedere. Non ve le rifarò vedere. C'è un'altra cosa da Amazon che però mi arriverà tipo a fine maggio. E poi c'è anche un pacco da Shein che mi dovrebbe arrivare. Shein ci mette un po' a appunto mandare i pacchi, quindi diciamo che non lo so, devo vedere quando arriverà, ancora non so nemmeno quando, però comunque beh, pace. Poi farò vedere tutto quanto quello che ho comprato. Non ci farò un video perché comunque non ho comprato chissà quante cose, sinceramente, anche perché è la prima volta che compro da Shein. Non so le mie taglie lì, non so quanto calzano le cose, eccetera. Quindi sono andata un po' a caso. Ho preso le taglie mie che ho nella vita reale, diciamo. Quindi non ho voluto nemmeno rischiare troppo di comprare le cose a caso e poi non mi stanno bene. Quindi ho voluto tipo comprare alcune cosine adesso e poi se mi piace come sito eccetera comprerò qualcos'altro. Ok ragazzi, allora se vedete che ho il labbro rosso che mi pizzicava, non so che è successo, e quindi sono andata a grattare e è rimasto tipo rosso. Ho già fatto le cose che vi ho detto che avrei fatto, ovvero ho scritto tutti i video, quale esce in che giorno sostanzialmente. Adesso mi metto ad editare i video. Non so quanti ne editerò, dipende da quanto sono stanca quando ho finito di editare il primo video. Allora, raga, ho già editato il video, si sta salvando. Sono le 6:30 praticamente, quindi sono stata quasi 2 ore. No, sono stata 2 ore qui sostanzialmente. È il video della Yoga Challenge. È il video che ho registrato praticamente oggi come madre, che non vi volevo dire, però adesso che ho scritto che video uscirà in che giorno, quel video lì per voi è uscito lunedì, quindi tranquillamente. E il pacco che mi è arrivato oggi è stato appunto il tappetino che vi ho mostrato in quel video là, della Toplus. Se volete comprare qualcosa tipo per fare esercizi eccetera, potete andare sul loro sito, ci sono anche tantissimi tappetini. Io ne ho preso, a me me ne hanno inviato uno che ho scelto io, questo qua marrone, perché è tipo, cioè non è proprio marrone, è tipo grigio, perché mi piacciono le cose più basic. Sono un sacco di cioè di tappetini colorati carinissimi, quindi se vuoi fare tipo esercizio eccetera, per esempio anche i miei esercizi, perché io ancora non ce l'avevo un tappetino del genere da yoga tipo, e per gli esercizi della mia workout routine erano comunque, cioè mi facevano male le ginocchia, stare per terra senza niente e niente. Il mio coupon di sconto è Alessia10 con la A maiuscola. Vi lascio comunque il sito della Toplus qui sotto nella descrizione. Se usate il mio coupon avrete 10% di sconto sugli acquisti. E
e nulla, quindi se dovete comprare qualcosa compratelo col mio codice. Adesso praticamente aspetto che si salvi il coso, sistemo un attimo qua, devo portare questa roba di sotto, devo arrotolare questa cosa perché mio fratello l'ha preso prima per allenarsi. Oggi non mi sono allenata, però pace, sinceramente non c'ho la minima voglia perché adesso ho fatto quella roba lì di yoga, così ho sudato un sacco io e mia madre e quindi già abbiamo fatto allenamento, diciamo. Se non avete visto il video ve lo lascio qua perché fa veramente tantissimo ridere. E nulla, quindi ora sistemo un attimo questo casino qua. Poi oggi volevo fare io la cena, quindi però non farò niente di che, farò tipo della pasta al ragù, che mia madre aveva preparato il ragù. Ok, ho già sistemato tutto quanto e quando sono scesa per portare la roba ho fatto anche un toast, anche se ormai sono le 7, quindi. Dopo ragazzi devo cucinare, ma credo che il vlog ve lo chiudo qua perché già credo sia gigante. Quindi nulla, spero che vi sia piaciuto, se è così lasciate un tipicino in su, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per non perdere nessun video, così che arriviamo subito ai 20.000. E inoltre non vi scordate che domenica 3 maggio alle 8:30 di sera ci sarà una live qua sul mio canale YouTube. E nulla, noi ci vediamo tutti i giorni, tranne il sabato e la domenica, con un prossimo video alle 2. Ciao!